tre vini Casal Taulero che sono davvero straordinari. Sono buoni, d'accordo, ma hanno anche un aspetto che cattura davvero l'attenzione. Pina Desanio, tu hai creato queste tre etichette, a te il compito di descriverle. Allora sì, prevalentemente hanno un carattere, diciamo che abbiamo creato una storia intorno al vino, quindi c'è la prima linea, sicuramente nel 2017 è nato Mr. Peco e Miss Pass, quindi questa pecora e questa passerina che, diciamo, per noi è una storia d'amore tra questi due personaggi. E in ogni storia, diciamo che esce, diciamo, il pretendente, quindi da qui nasce Mr. Monte, quindi questo montone che cerca di creare, diciamo, scompiglio nella coppia. C'è un'anima rock in queste tre etichette, insomma, voglio dire, una cosa piuttosto forte. Allora sì, ogni vino, ogni etichetta ha il suo carattere, quindi abbiamo Mr. Peco, che sicuramente il suo carattere è quello blues, quindi un pochettino un po' più elegante anche come carattere, ma anche per i suoi sapori. Dall'altra parte c'è la passerina e quindi il bouquet, diciamo, di questo vino, ma questa etichetta è una donna più delicata, comunque fine e raffinata. E poi alla fine arriva Mr. Mont, che è invece, diciamo, il carattere rock, quello più prorompente, che, diciamo, cerca di sovrastare su tutti. Poi sicuramente alla base dell'etichetta c'è un'impronta, quindi la mano che può essere la mano creativa, ma soprattutto la mano del vignaiolo che crea questi vini.